Ed eccoci dunque al secondo momento di confronto di questa giornata che Le Fonti ha voluto dedicare al comparto assicurativo. Nella prima parte dei lavori, nella prima tavola rotonda, abbiamo posto un po' le basi, di tutti i ragionamenti che poi intendiamo sviluppare in questa ricca mattinata. Abbiamo parlato, di cambiamenti, questa è la parola un po' chiave che riguarda tutte le discussioni e le riflessioni che si fanno nel mondo del lavoro in generale, quindi che, facciamo anche oggi per quanto riguarda il contesto assicurativo. Naturalmente parliamo dei cambiamenti che riguardano il contesto competitivo con cui le compagnie oggi operano e poi sulle strategie che devono mettere in campo per emergere in questo scenario che ha ancora molti punti interrogativi e sicuramente ancora alcuni contorni che devono essere definiti al 100%. Cosa succederà in questa tavola rotonda? Aggiungiamo delle parole chiave importanti. Intanto ci concentreremo sulle azioni. Questa è la prima parola chiave che è necessario che le imprese assicurative mettano in campo per attuare quelle stesse strategie di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi un primo passo avanti e sulle quali diventerà per le stesse sempre più importante investire. Quindi investimento ovviamente un'altra chiave di lettura. Parliamo quindi di processi, dati, tecnologie, insomma, argomento centrale, prodotti e canali distributivi e di customer experience e tutti quegli elementi che saranno in grado, soprattutto nel contesto che stiamo ancora vivendo, di rendere l'assicurazione decisamente agile oppure agile, se vogliamo utilizzare il termine in inglese. Poco cambia, il concetto è sempre lo stesso. Passo quindi subito la parola ai nostri ospiti che sono ben felice di introdurre e che parleranno con me di tutto questo. Saluto Antonio Perrotti, Branch Italy General Manager FW, benvenuto, grazie per essere qui. Buongiorno, Grazie a voi per l'invito, buongiorno. saluto Zuejin Zhou, Founder and CEO TechEngines.ai, grazie anche a lei per essere qui. Grazie Emanuela per l'invito. Grazie, grazie a lei. Ivan Pivirotto, Head of Business and Operations, Quixa Assicurazioni, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Diego Caputo, Head of Business and Product Neosurance, grazie anche a lei. Ecco, Grazie, buongiorno a tutti. allora iniziamo subito, direi, da Ivan Pivirotto. Dottor Pivirotto, partiamo un po', dalla base e da quello che è stato detto nella premessa di questa tavola rotonda. Mi piacerebbe capire con lei quali sono i fattori, quindi partiamo da qui, che consentono oggi di aumentare proprio la produttività, l'agilità dell'organizzazione e quindi che portano poi al miglioramento della customer experience dei clienti. Quindi questo processo come avviene oggi? Va bene, grazie. Grazie per la domanda che è molto stimolante e c'entra due argomenti. Allora, per quanto riguarda la prima parte della sua domanda, ovvero i fattori che consentono di aumentare la produttività e l'agilità dell'organizzazione, credo che ci siano due fattori che devono essere principalmente considerati, ovvero la tecnologia e la cultura dell'azienda, la cultura aziendale. Allora, il primo pezzo, la tecnologia. La tecnologia innanzitutto non deve essere fine a se stessa, ma deve essere sempre vista come al servizio del cliente e del business di riferimento. Oggi ci sono tantissime nuove tecnologie che ci permettono una migliore qualità del servizio, ma anche una maggiore capacità di efficienza operativa e di resilienza. L'abbiamo visto proprio nel recente periodo storico. Faccio un esempio per farmi capire meglio. Ad esempio, avere un sistema di OCR per rilevare automaticamente i contenuti di un documento necessario per l'emissione di una polizza, ci consente da un lato di avere risposte più rapide, e quindi più rapide per il nostro cliente, e quindi per una maggiore soddisfazione del cliente stesso. Dall'altro lato ci permette anche di fare efficienza nei costi. Di ridurre i costi perché molte operazioni a basso valore aggiunto possono essere fatte dalla macchina e non da una persona. In Quix, ad esempio, utilizziamo già da molto tempo questi sistemi, queste tecnologie per sbloccare le pratiche che necessitano di verifiche documentali sia in fase di missione che in fase, ad esempio, di gestione di un sinistro auto. Il secondo pezzo della risposta a questa domanda lo dicevo prima, era la cultura aziendale, la formazione.
che un'azienda offre ai suoi dipendenti, ai suoi collaboratori. Questa cultura aziendale, a mio avviso, deve favorire innanzitutto la condivisione delle strategie, degli obiettivi e poi il monitoraggio dei risultati, perché tutte le squadre, dal primo all'ultimo, devono essere a bordo, devono sapere che cosa stanno facendo e perché lo stanno facendo. In secondo luogo, la cultura aziendale deve favorire il lavoro basato su una progettualità, sulla responsabilità e non essere incentrata sul controllo, il controllo degli orari. In terzo luogo, ci deve essere nell'organizzazione un'eliminazione dei silos e una completa integrazione fra i team. In Quixa già da qualche anno lavoriamo con la cosiddetta metodologia Agile, ovvero i team di business e i team IT che lavorano tutti i giorni e tutto il giorno insieme per mettere a terra le progettualità. L'ultima parte, ma non perché sia meno importante, il feedback. Il feedback deve essere continuo e costruttivo e ci deve essere l'errore, perché quando si prova a innovare, a fare cose nuove, si sbaglia. Ecco, il valore deve essere considerato un elemento di crescita professionale e non di punizione. Grazie a questi principi, Gruppo AXA, Quixa, è riuscita a rispondere all'emergenza pandemica degli ultimi 15 mesi in maniera, direi, eccezionale. Siamo riusciti a non avere nemmeno un minuto di discontinuità operativa, e on top, quindi oltre a non aver dato un continuo servizio ai nostri clienti, siamo riusciti a mettere a terra delle importanti iniziative, importante progettualità e abbiamo migliorato tutti i KPI di soddisfazione del cliente, quindi livelli di servizio alle customer operation piuttosto che l'NPS cliente che noi misuriamo continuamente nella survey, e siamo riusciti anche a più che dimezzare i reclami che ci sono arrivati nel 2020. Quindi, nonostante da un giorno all'altro ci siamo trovati tutti in remote working, perché non lo chiamerei smart working, ma appunto remote working, siamo riusciti, grazie alla cultura e ai valori aziendali che dicevo prima, a rispondere in maniera molto, molto forte. Brevemente sulla seconda parte della sua domanda, ovvero come migliorare la customer experience. Quixa è una compagnia 100% digitale, la compagnia digitale del gruppo AXA in Italia, quindi non lavoriamo senza intermediari fisici. Il nostro obiettivo, appunto lavorando in digitale, è quello di togliere tutte le complessità che il mondo assicurativo necessariamente ha, o perlomeno è percepito essere come un mondo molto, molto complesso. Quindi stiamo lavorando sia lato dell'offerta, lato prodotto, per semplificare le soluzioni assicurative in modo da renderle facili da spiegare sul canale digitale, ma anche facili da comprendere dal cliente, che appunto le legge su uno smartphone, su una pagina web, e non c'è un consulente che gliele Certo. può spiegare. Dall'altra parte la customer experience, appunto, non può essere complicata, lo dicevo poco fa, ma deve essere intuitiva, veloce. Noi lavoriamo molto sul mobile perché sappiamo che i clienti hanno sempre in mano uno smartphone e quindi è lì che dobbiamo essere presenti e aiutare la nostra clientela, e dobbiamo anche utilizzare moltissimo i dati, perché utilizzando i dati possiamo semplificare la customer journey, fare meno domande ai nostri clienti, quindi permettergli di comprare, di preventivare e comprare una polizza in pochissimi touch Certo, appunto sullo certo. smartphone. Beh, del resto stiamo parlando di agilità, no? Quindi comunque partiamo da lì Esatto. e peraltro abbiamo scoperto, io mi sono segnata, appuntata le parole che a cascata arrivano le prime parole che a cascata arrivano dalla parola agile o agile, sinergia e unione che porta proprio a essere più snelle, più veloci e si arriva alla soddisfazione, perché poi lei ha riportato giustamente, la ringrazio, anche quello che è accaduto in questo ultimo anno, no? Come siete riusciti ad avvicinarvi di più al cliente nonostante i rapporti tra persone si siano rimodulati e cambiati chiaramente, quindi soddisfazione è altra parola. Poi magari ci torniamo. Zhu e Jingzhou, io arriverei da lei prima di tutto perché vorrei chiederle subito di che cosa vi occupate nello specifico in techengines.ai, così almeno inquadriamo la situazione. E poi altra domanda subito per lei. Grazie. Io ho una background in informatica e pricing, quindi sono personalmente un grande fan di Agile Insurance
e concordo pienamente che il futuro dell'assicurazione è nella iperpersonalizzazione. TechEngines.ai è proprio nata per supportare i nostri clienti business a trasformarsi verso questa direzione. Siamo una startup innovativa che è specializzata ad offrire i sistemi moderni e gli algoritmi di machine learning e dell'intelligenza artificiale per il settore assicurativo. I nostri sistemi Insure Engines, composti da Tarif Engine e Analysis Engine, sono sviluppati con la mission per facilitare l'implementazione dei prodotti personalizzati applicando una tema tecnica si chiama Real-Time Personalized Pricing. Con i nostri sistemi, i business possono offrire ai loro clienti i prodotti e i prezzi misurati basati dalle informazioni raccolte in tempo reale relative a chi, quando, dove e come. Queste informazioni passano agli algoritmi di machine learning. I risultati usciti dagli algoritmi entrano come i nuovi parametri della definizione dei prodotti personalizzati oppure del calcolo dei prezzi personalizzati. Questo certo. Principalmente è quello che facciamo. Sì, 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 quindi utilizzate dati, intelligenza artificiale per supportare l'ottimizzazione dei processi. Le chiedo se è assolutamente chiarissimo, le chiedo se ci vuole fare degli esempi concreti che magari possono aiutare a inserirci ancora di più nella vostra realtà, in questa startup. Certo, e sì, confermiamo che alla fine io ho un background di pricing, quindi confermo che mettiamo tanta attenzione sui dati e cerchiamo di stare sempre nella frontiera della tecnologia. La nostra competenza per sviluppare gli algoritmi di intelligenza artificiale sono anche abbastanza ben riconosciuti dal mercato. Diciamo, siamo specializzati in quattro ambiti: i modelli predittivi assicurativi, IoT Analytics, Computer Vision e Natural Language Processing. Come esempio, noi perché siamo nel settore B2B, collaborando con i nostri clienti, principalmente compagnie assicurative nel mercato italiano, abbiamo sviluppato una serie completa degli algoritmi con i dati avvenuti dalla scatola della macchina. Quindi possiamo con questi dati analizzare i comportamenti di guida del conducente e poi insieme con i dati del crash riusciamo a ricostruire il dinamico di un sinistro. Certo. Questa è la parte di applicazione su informazione IoT. Un altro esempio è la nostra soluzione Claims AI, supportando sempre i nostri clienti e business. La soluzione riesce a identificare i danni e le parti danneggiate dalla foto della macchina incidentata e successivamente produrre una stima automatica. Sempre dalla foto danneggiata, questo diciamo in pochi minuti. Questi algoritmi dell'intelligenza artificiale ovviamente sempre obiettivo e massimizzano l'automazione dei processi e possono accelerare il risarcimento del sinistro da alcuni mesi a alcune ore, con obiettivo sempre di migliorare la soddisfazione dei clienti finali. Ok, certo, beh, arriviamo proprio alla soddisfazione. Vede, anche qui la parola è ritornata e quindi è una parola che sicuramente ci trascineremo appresso e peraltro mi serve anche come assist per la domanda che voglio rivolgere subito a Antonio Perrotti, FW, perché partiamo da questo contesto di totale incertezza, abbiamo detto poco fa, insomma, contorni ancora da definire, rimangono ancora molti punti interrogativi, però mi piacerebbe capire com'è cambiato proprio il modo di approcciarsi ai clienti del comparto assicurativo.
assicurativo, no? Visto che stiamo parlando anche di soddisfazione e di modo che indubbiamente è cambiato, e soprattutto quali sono i trend che l'assicurazione può intercettare per rispondere appieno ai nuovi bisogni, perché non l'abbiamo detto chiaramente, ma è indubbio che ci siano e si siano sviluppati nuovi bisogni e nuove esigenze. Direi che iperpersonalizzazione significa saper ascoltare e sicuramente saper osservare, quindi in quest'ottica la rilevazione dei trend che sono in corso, che erano in corso, che si sono in qualche modo accelerati o sono stati in qualche modo modificati durante la pandemia è assolutamente cruciale. Io direi che possiamo individuare fondamentalmente quattro grandi trend che da un lato sono emersi durante i ultimi 15 mesi di pandemia, dall'altro hanno subito un'accelerazione preponderante in questi ultimi mesi. Partendo un po' dai nuovi trend, anche facendo un'osservazione del keyword, no, che vengono inseriti dagli utenti nelle ricerche internet, su Google, eccetera. Quindi vediamo che la parola protezione è stata sicuramente una delle parole più gettonate negli ultimi mesi. Quindi ricerche continue di protezione, assicurazione salute, coperture assicurative salute, eccetera. Quindi tutto il tutto quello che gira intorno al mondo della protezione intesa in senso lato. Quindi sicuramente questo è stato uno dei trend emersi ed è uno dei punti sui quali come compagnia di assicurazione ovviamente dobbiamo andare in giro. Il secondo, anche questo era riveniente un po' dalla situazione economica che si è venuta a creare in seguito alla pandemia, è notizia recente, anche dell'ultimo periodo, che la disponibilità di liquidità sui conti correnti degli italiani è aumentata addirittura a 1.700 miliardi negli ultimi mesi. E questo ovviamente rappresenta un'opportunità veramente importante per le compagnie di assicurazione, ma in generale direi per tutti gli enti finanziari, perché sappiamo bene che in un regime di tassi come quello in cui viviamo adesso, la disponibilità di una quantità di liquido talmente elevata e fondamentalmente infruttifera comporta anche delle situazioni problematiche sia agli istituti finanziari che ovviamente poi ai clienti stessi. Questo poi in un contesto dove l'inflazione sembra essere anche in una parziale ripresa, ovviamente crea un'ulteriore criticità. Quindi un punto fondamentale è quello di poter capire come canalizzare in maniera alternativa la disponibilità di liquidità sui conti correnti in forme di investimento che risultino essere ovviamente vantaggiose per il cliente e conseguentemente anche profittevoli per gli istituti finanziari, incluse ovviamente le compagnie assicurative. Ci sono poi due trend che in qualche modo si sono consolidati durante l'ultimo periodo. Il primo è un'attenzione particolare al mondo dell'investimento sostenibile. Ormai i titoli cosiddetti ESG sono a proposito di questi titoli in maniera comune, diffusa, un po' su tutti i tavoli, per cui anche da un punto di vista delle opportunità di investimento per quanto riguarda i prodotti IBIT, quindi i prodotti assicurativi con una matrice di tipo investimento, c'è sempre più attenzione nel introdurre all'interno della galassia, diciamo, dei fondi di investimento quelli che sono anche i fondi che hanno una qualifica, una caratteristica tipica dei fondi ESG. Cito per ultimo, ma non perché meno importante, ma perché fondamentalmente un po' racchiude tutti quelli anche che dicevo prima, perché ne rappresenta un po' la spina dorsale, è ovviamente la spinta verso la digitalizzazione. Il fatto che oggi noi siamo tutti collegati da remoto è una evidente manifestazione e una dimostrazione di quanto ormai l'approccio e l'utilizzo dei canali digitali sia dal punto di vista dell'interazione che della comunicazione sia ormai diventato, come dire, un business as usual, non qualcosa di più straordinario ma di ordinario. Certo. E quindi il tema del digitale è sicuramente un altro, è forse in realtà direi più importante dei trend che è stato ha subito un'accelerazione preponderante negli ultimi mesi. Quindi come possiamo utilizzare il digitale o comunque come possiamo indirizzare i trend di cui abbiamo appena parlato per ovviamente cercare di personalizzare o iperpersonalizzare l'esperienza del cliente. E da un lato utilizzando tecnologie avanzate quali l'intelligenza artificiale per implementare dei motori di investimento che da un lato tengono sempre più in conto in maniera olistica delle caratteristiche dei fondi sottostanti di investimento e delle aziende che in qualche modo
nel caso per esempio di titoli azionari, sono in realtà dietro tali investimenti. Quindi la possibilità di selezionare tramite la tecnologia in una platea la più vasta possibile le opportunità di investimento non basate su una pura sensibilità umana, ma su un'analisi quantitativa di quelli che sono i razionali e le informazioni sottostanti. E dall'altro investire sulla customer experience, e in particolare come Forward You stiamo anche investendo molto sul incentivare la possibilità di gestire almeno parte del processo di contatto del cliente utilizzando dei canali di interazione digitale. E questo comporta anche una componente di sostenibilità, perché ovviamente la mancata necessità di richiedere al cliente di muoversi fisicamente dal posto in cui si trova, magari andando presso l'agenzia o viceversa, e l'utilizzo della tecnologia al posto della carta, e quindi con un evidente risparmio anche da questo punto di vista, rappresentano per noi anche un modo per incentivare un'economia e un business che abbia una matrice forte di carattere di sostenibilità. Sì, certo. Beh, allora, ha citato la parola risparmio, che è fondamentale, proprio è uno dei risultati a cui abbiamo assistito proprio dopo questo anno di pandemia per diversi aspetti. Digitale, tecnologia, beh, due questioni che erano già in fase di sviluppo veloce e che sono state velocizzate ancora di più, e poi la finanza sostenibile sicuramente al centro, quindi tutti quegli atteggiamenti che in modo virtuoso fanno fare dei passi avanti, quindi insomma anche questo, come vedete, a me piace individuare le parole chiave dei ragionamenti, perché poi le possiamo anche mettere tutte insieme e ci aiutano a capire di più quali sono appunto i passaggi più importanti. Allora, io farei poi adesso una stessa domanda e partirei da Diego Caputo, ma la farei poi anche a Zue Jinzhou, quindi stessa domanda a entrambi. Perché il mercato, Caputo, parto appunto da lei, chiede oggi un servizio sempre più semplice e soprattutto veloce, altre parole chiavi. In che modo però possiamo trovare il giusto trade-off tra agilità, standardizzazione e personalizzazione, che è il tema della nostra tavola rotonda? Grazie, volentieri. Sicuramente fra le parole chiave da inserire in questa carrellata, secondo il punto di vista di Neosurance, c'è anche il termine rilevanza soprattutto nel senso inglese del termine, ovvero il valore percepito dal cliente di quello che è il prodotto di protezione o assistenza che gli viene proposto. Quindi dal nostro punto di vista, perché si possa essere efficaci nella comunicazione e nell'ingaggio con il cliente, si tratta di mettere insieme una serie di ingredienti che puntino soprattutto alla massimizzazione appunto del valore del cliente attraverso innanzitutto la percezione del valore di quest'ultimo. Quindi sicuramente si tratta di far leva su un'innovazione di prodotto, di processo, di canale. Sicuramente si tratta di aggiungere agilità, semplicità e trasparenza a tutti e tre questi livelli, tenendo sempre presente però che per essere credibili e per anche risolvere o quantomeno ridurre quel famoso protection gap di cui tanto si parla nell'industria assicurativa, ovvero il fenomeno per cui la domanda e l'offerta sono poi alla fine, ahimè, così distanti, bisogna che provare a cambiare il paradigma, bisogna innanzitutto far leva su degli elementi appunto di trasparenza e di fiducia, e ristabilire appunto un rapporto di trasparenza e fiducia sia fra l'assicurazione e l'assicurato che viceversa fra l'assicurato e l'assicurazione. Da questo punto di vista, quindi, come si fa innanzitutto a personalizzare l'offerta? Questo è proprio un po' diciamo il focus, il motivo stesso, la mission per cui è nata Neosurance. Andare a lavorare sulla, come diceva il collega Antonio Perrotti prima, da un lato lavorare su un aspetto macro, di ascolto e di rilevazione dei bisogni del mercato, degli utenti, anche in relazione ai tempi naturalmente, quindi un livello più macro di megatrend. Dall'altro però andare a lavorare anche sul fronte appunto dei dati, quindi a un livello più micro, in modo da
rilevare proprio dati alla mano, facendo leva su Big Data, IoT e quant'altro, andare a rilevare quelli che sono i bisogni espressi, ma per la verità più delle volte non espressi da parte dei clienti. Rilevati questi bisogni attraverso tipicamente queste nuove tecnologie, incluso anche nel nostro caso machine learning, abbinato però anche a un aspetto più umanistico di scienze comportamentali, lo scopo è quello di andare a creare dei cluster di utenti non convenzionali in modo da massimizzare la proposta, l'efficacia della proposta che viene indirizzata a quello specifico cluster, quindi conoscenza certo. dell'utente e conoscenza del contesto. C'è un tema però poi è di messa a terra, e torno in maniera più diretta alla sua domanda, no? Quindi questo trade-off fra standardizzazione e personalizzazione. È un trade-off che dal nostro punto di vista riguarda un po' più il mondo dell'industria assicurativa più tradizionale. Questo trade-off lo stiamo superando, e si può superare proprio grazie a un disaccoppiamento logico fra le componenti di personalizzazione di prodotto assicurativo, proprio nei suoi meriti, per cui garanzie massimali, franchigie scoperti, eccetera, eccetera, pricing naturalmente, e invece una personalizzazione, un adattamento di quello che è lo storytelling commerciale, che è lo strato di vendita che un qualsiasi bravo, diciamo, agente assicurativo o broker aggiunge per abbinare ad un determinato tipo di cliente, alle esigenze di un determinato tipo di cliente, un determinato tipo di prodotto. Okay. Quindi, in modo da creare poi un win-win-win fra le esigenze della compagnia, le esigenze dell'intermediario, ma soprattutto le esigenze del cliente finale. Del cliente, beh, non a caso ha parlato di trasparenza, fiducia, che poi sono i due poli, no? Entro i quali proprio si muove il rapporto tra voi e il cliente, con tutti gli attori, diciamo così, che si pongono in mezzo. Allora, stessa domanda appunto volevo rivolgere a Zhue Jinzhou, quindi se vuole aggiungere qualcosa, magari partire da quello che già Caputo raccontava. Sì, secondo me oggi, grazie a certi avanzamenti della tecnologia, non è necessario accettare un trade-off fra agilità e la personalizzazione, perché con i dati ben strutturati e i processi automatici ben definiti, i business possono soddisfare l'esigenza dei loro clienti con la velocità, allo stesso momento avere la complessità del processo digitale. Perché importante è che il business riesce a gestire tale complessità completamente internamente e rendere questa complessità trasparente ai clienti finali. Faccio un esempio, immaginiamo un prodotto personalizzato auto che è completamente basato sui dati venuti dalla scatola nera pre-use. Infatti l'unica informazione che i business devono chiedere dai clienti sono le tag. Perché oggi dalla tag ci sono già i servizi pronti che può prendere tutti i dati rilevati dalla tag, informazione della polizza, informazione del proprietario del veicolo, tutte le storie delle sinistre in passato, eccetera, eccetera. E poi con i dati dalla scatola nera, gli algoritmi possono anche identificare il conducente che sta guidando. Quindi dal punto di vista di pricing, la complessità, la strategia di pricing è 100 volte più complessa rispetto a un prodotto classico. Ma dalla parte dei clienti il processo potrebbe essere più semplificata dal rispondere 30 domande
a rispondere alle tue tre domande. Okay. Questo sì. Sì, diciamo importante è che i business avere una infrastruttura IT e i dati adeguati e tutti i processi ben definiti. Ok, molto interessante. E adesso andiamo, facciamo un altro passo ulteriore avviandoci verso le conclusioni. Abbiamo ancora una decina di minuti, ma vorrei fare un ultimo giro di domande a Pivirotto, a Caputo e poi a Perrotti. Cerchiamo di andare snelli, ma insomma dicendo le cose più importanti. Allora Pivirotto, parto da lei, perché stiamo guardando al futuro, e quindi guardando al futuro, quali sono i processi che possono supportare proprio lo sviluppo di nuovi prodotti, no? Delle novità di cui abbiamo accennato poco fa, e garantire un'esperienza digitale sempre più veloce, insomma, quindi uniamo un po', non a caso ho voluto ribadire le parole chiave perché adesso si uniscono un po' tutte nelle conclusioni, anche per un'offerta diversa dal mondo auto, chiaramente, parliamone insomma in senso più generale. Quali elementi saranno veramente competitivi, cioè diventeranno il vero fattore competitivo? Ok, sì, grazie. Allora, innanzitutto lo ricordavo anche all'inizio, la prima domanda, Quixa è una compagnia già 100% digitale su tutta la filiera della customer journey, quindi dalla preventivazione al post vendita, inclusi i sinistri. Quix è specializzato oggi sul mondo motor, con una distribuzione quindi diretta attraverso piattaforme web. Vogliamo però differenziare il nostro business sia in termini di offerta che in termini di canali di distribuzione, quindi ci siamo interrogati molto su quali possono essere gli elementi fondanti e determinanti per realizzare in concreto questa strategia, e ne abbiamo individuato tre sostanziali. Il primo è l'utilizzo massivo dei dati della tecnologia, ne ho parlato io prima, ne hanno parlato diffusamente i colleghi Zhu e Caputo. Per Quix, per le compagnie assicurative, è fondamentale l'utilizzo dei dati della tecnologia sia sul mondo pricing, ma anche sul mondo delle frodi, contrasto alle frodi, perché l'utilizzo dei dati ci permette di contrastare in modo attivo le frodi e quindi di essere poi più convenienti e competitivi sul pricing, ma anche nell'innovare la nostra offerta. La collega Zhu ha parlato molto del tema delle black box e dei dati che si possono estrarre ed utilizzare dalle black box, ma stiamo andando ormai anche oltre. Perché i sensori del nostro smartphone che tutti noi abbiamo in tasca anche quando guidiamo o poggiamo in auto sono un'eccezionale fonte di dati e quindi ci abilitano tantissime opportunità, da score di guida premianti per il pricing dell'anno successivo, piuttosto che su servizi che possono essere di aiuto immediato al cliente, ad esempio in caso di crash, quindi in caso di incidente, che oltre ad essere un servizio per il cliente potrebbero permettere alle compagnie di gestire quel crash, quel sinistro in maniera più immediata, con dei risparmi economici importanti che poi a loro volta si possono ribaltare sul pricing. Certo. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è la capacità delle compagnie, delle aziende di fare accordi con terze parti, perché una Quixa non potrà mai avere la tecnologia o i processi che servono per l'innovazione, ma dovrà essere in grado da un lato di fare gli accordi con delle start-up o con delle aziende che possono fornire la tecnologia, dall'altro deve fare accordi con partner attraverso cui veicolare in modalità B2B2C le proprie soluzioni assicurative. E in questo processo di fare accordi, la capacità di farlo, di integrarsi in maniera veloce e a costi sostenibili, diventa un fattore competitivo fondamentale. Certo. Con Neosurance, che oggi è qui in questa tavola rotonda con Diogo Caputo, noi abbiamo fatto un accordo, ci siamo integrati per offrire dei servizi innovativi ai clienti, così come abbiamo fatto proprio recentemente una partnership con TIM, quindi con una compagnia telefonica, che offre ai suoi clienti una soluzione di protezione salute. Se ne parlava anche prima di come anche la pandemia ha accelerato questa manifestazione delle esigenze dei clienti su soluzioni di assistenza salute innovative, quali la telemedicina, l'invio di personale medico a casa,
e in questo caso l'integrazione della customer journey del cliente team con la customer journey assicurativa, diciamo così, è stata fondamentale, perché deve essere seamless e rapida, facile il cliente. L'ultimo aspetto, 10 secondi, grazie. Perché secondo me è fondamentale, è come mettere a terra tutto ciò. Perché il rischio qual è? Di essere autoreferenziali, quindi di fare un progetto bellissimo ma che non funziona, che non è d'impatto sul business reale. E qui fondamentale, torno a quello che dicevo all'inizio, la cultura dell'azienda, quindi una cultura che permetta un approccio test and learn, che vuol dire anche fallire, sbagliare, fare un passo indietro, ma poi per ripartire ancora più forte. E questo deve nascere dalle funzioni apicali, perché se il capo azienda non esprime questa cultura nel tutto il resto dell'azienda, l'innovazione è veramente difficile da mettere a terra. Anche perché sennò non si può ottenere l'ottimizzazione di cui parlava poco fa. Allora, Caputo, abbiamo parlato di prodotti, non possiamo però dimenticarci anche l'aspetto della distribuzione. Quindi, per massimizzare la scalabilità dei prodotti, quali sono le azioni che le compagnie oggi devono mettere in campo? Certo, dunque il tema della scalabilità è un tema essenziale, no? Perché anche qui si torna un po' alla domanda di prima, se vogliamo, cioè quello che era un trade-off fra l'aspetto di costruzione di prodotti a massa critica, diciamo rilevante, e l'aspetto invece di efficacia della distribuzione, che richiede invece una iperpersonalizzazione. Quindi il tema, dal nostro punto di vista, la modalità per fare in modo che si riesca a mettere a terra, per usare le parole di Ivan, progetti di successo, bisogna andare a ragionare su quelli che sono i KPI su cui ragionano da un lato le compagnie e dall'altro, diciamo così, il cliente finale, no? E anche il distributore, appunto. Dal nostro punto di vista, una soluzione per massimizzare la scalabilità del prodotto, ma anche l'efficacia nella vendita attraverso l'iperpersonalizzazione, è una soluzione ancora una volta tecnologica. Noi in New Assurance abbiamo messo a punto una soluzione che abbiamo chiamato Open Insurance Platform as a Service, che da un lato naturalmente strizza l'occhio, diciamo così, alle nuove esigenze derivanti appunto dall'open insurance in senso stretto, dall'altro abilita la distribuzione nell'ambito di ecosistemi non necessariamente assicurativi, anzi non assicurativi, no? Si parla tanto anche di embedded insurance e noi siamo appunto uno dei player che si sta attivando moltissimo in questo ambito. Tra l'altro, andando ad incorporare l'assicurazione non necessariamente o non soltanto al cosiddetto point of sale, ma anche e soprattutto al point of need, quindi in una modalità molto più che richiede molta più tecnologia, molta più conoscenza del cliente, molta più iperpersonalizzazione, sia del prodotto che del canale distributivo, in una modalità innovativa, magari facendo leva anche sul rapporto esistente fra chi ha, diciamo così, la relazione con il cliente finale e l'ecosistema anche assicurativo, che è fatto non solo da compagnie ma anche da intermediari. Ecco perché la nostra piattaforma appunto abilita un collegamento end-to-end dalla fabbrica prodotto, chiamiamolo così, fino al cliente finale, passando per tutta la catena di attori che sono poi di fatto coinvolti. Noi per esempio recentemente abbiamo messo addirittura in contatto due compagnie assicurative per costruire un prodotto composito, uno con una gamba, diciamo, indennitaria, una con una gamba di assistenza, per distribuirlo in una modalità multidistributore e multicanale a comunità, diciamo così, di utenti, soprattutto attraverso il canale digitale, ma non solo. Grazie a Diego Caputo. A questo punto, per le conclusioni, vado da Antonio Perrotti, perché Perrotti, volendo sempre uscire dal mondo della RC Auto, in che modo le compagnie possono attirare l'attenzione e la fiducia del cliente, concetto che abbiamo già ribadito, svincolandosi però quello che è il fattore prezzo, per soddisfare un bisogno assicurativo diverso dall'obbligatorietà? Quindi catturare l'attenzione, altro concetto.
Sì, il tema del prezzo ovviamente è una componente fondamentale quando il prodotto o l'offerta in generale è un'offerta non distintiva. Quindi quando siamo di fronte ad un prodotto o un servizio non distintivo, è chiaro che scelgo quello che costa di meno. Quindi l'elemento cruciale per uscire da questa logica è ovviamente quella di offrire invece un qualcosa di iperpersonalizzato, per tornare al tema della giornata. Quindi qualcosa che sia significativamente diverso rispetto a quello che il cliente può trovare comunemente, quindi per il quale semplicemente attinge la risorsa che costa di più. Come si può quindi pensare di creare un'offerta che sia effettivamente distintiva? Beh, sono dal punto di vista di Forward You tre gli elementi fondamentali. Il primo è sicuramente il tema legato alla semplicità e la garanzia della prestazione. Sono due elementi che un po' sono emersi anche nei discorsi dei colleghi. Quindi la possibilità di fare in modo che il cliente possa accedere al servizio e possa avere una visione chiara e trasparente di quello che è il servizio assicurativo che viene proposto. E questo vale non solo in fase di ingresso, ma anche e soprattutto direi in fase di uscita. Una delle ambizioni che abbiamo come compagnia, come Forward You, è quella di poter offrire un prodotto assicurativo che risulti essere quello che io chiamo un conto corrente assicurativo, quindi che abbia una caratteristica, la caratteristica tipica di un prodotto assicurativo, quindi garanzie, caso vita, caso morte, ma che abbia la stessa flessibilità in uscita e in ingresso di un conto corrente. E questo anche per intercettare, un po' ricollegandomi a quello che dicevo prima, la disponibilità di risparmi che c'è sui conti correnti, garantendo lo stesso tipo di flessibilità. Un secondo aspetto, e anche questo è emerso in maniera veramente forte anche negli speech dei colleghi, è l'aspetto dell'ecosistema. Un'offerta è distintiva ed è personalizzata se riesce in qualche modo a creare intorno al cliente un ecosistema di servizi che riesca a soddisfare il più possibile i suoi bisogni. E quindi da questo punto di vista è cruciale la capacità da parte delle compagnie, ma in generale direi delle aziende, di creare questo tipo di ecosistema di servizi intorno ad esse. Giusto per fare un esempio, un elemento sul quale stiamo investendo come compagnia è quello di poter inserire, direi quasi per default e anche in forma gratuita all'interno delle nostre polizze, delle garanzie che tutelino l'identità digitale del cliente. Se noi investiamo come compagnie nella digitalizzazione del rapporto con il cliente, dobbiamo anche essere in grado di garantire al cliente la serenità di utilizzare i canali digitali e quindi anche la propria identità digitale, che deve essere tutelata in maniera opportuna. Quindi da questo punto di vista un link molto forte, certo, rispetto a eventuali garanzie cyber, verifiche o indagini del dark web per verificare eventuali abusi o utilizzi non autorizzati, inappropriati dell'identità digitale e così via. Terzo punto, anche questo fondamentale, è l'educazione finanziaria. Noi viviamo in un paese nel quale fondamentalmente le persone investono nell'assicurazione gli stessi soldi che investono sulle scommesse, circa un centinaio di miliardi per ciascuno. E questo ovviamente dipende dal fatto che non viene percepito il valore del servizio assicurativo e della copertura assicurativa. Noi come Forward You crediamo molto in questo ed è per questo motivo che stiamo investendo anche in progetti di educazione finanziaria nelle scuole, per cui crediamo che prima di formare dei clienti bisogna formare delle persone che siano consapevoli del valore che l'assicurazione può fornire a loro e quindi creare a questo punto la consapevolezza per poter accedere a un servizio che possa essere considerato di valore. Quando ci sono di mezzo i soldi, assolutamente, questo è un concetto che sta emergendo sempre di più e che insomma sta aumentando a livello di intensità, quindi mi auguro che lo ha confermato anche lei, mi auguro che possa sempre essere così. Abbiamo trovato tante parole che ci possono servire anche nel resto della mattinata per il nostro Le Fonti New Insurance Main Event. Siamo partiti dalla parola agile, con sinergia, unione, soddisfazione, le leggo proprio una dietro l'altra, e poi abbiamo parlato di risparmio, di digitale, di tecnologie, conoscenza generale ovviamente di tutto quello che è nuovo, trasparenza e fiducia nei rapporti che si sono venuti a creare in modo diverso e poi ottimizzazione con la semplicità e la garanzia della prestazione per arrivare a quello che appunto diceva lei Perrotti, educazione finanziaria e consapevolezza, quindi avere consapevolezza di tutti i processi. Questa insomma la parola consapevolezza può chiudere un po' i ragionamenti e può fare da trade d'union di tutti i concetti che abbiamo sicuramente messo sul tavolo. Quindi io vi ringrazio, vi saluto ancora uno per uno perché avete portato dei contributi decisamente importanti. Antonio Perrotti, grazie. FW per essere stato naturalmente con noi. Zue Jin Zhou, grazie. TechEngines.ai.
Grazie per aver partecipato. Ivan Pivirotto, Quixa Assicurazioni, grazie anche a lei, Ivan. Grazie. E Diego Caputo, Neosurance, grazie per il contributo anche suo. Grazie. E naturalmente noi proseguiamo con i lavori, prima però un piccolo coffee break. A più tardi.